Ciao a tutti amici, benvenuti a questo nuovo video del canale GDA Channel One. Ok ragazzi, sembra che andiamo verso la fine di questa pandemia, speriamo che Dio voglia. Però sembra che comunque la situazione continui a migliorare. Come lo vedo qua nella mia officina, che piano piano sto iniziando a sbrogliare un po' di cose rimaste indietro. Ok ragazzi, oggi andiamo a fare un po' un lavoro un po' diverso dagli ultimi che sono stati fatti. Praticamente ultimamente abbiamo fatto lavori da giardino, lavori da esterno, comunque che riguardano piante, fiori e quant'altro. Oggi invece ritorniamo un po' indietro a fare un qualcosa di rustico. Andiamo a fare una bella mensola porta bottiglie, porta bicchieri con annesso un lume. Io nel video metto un po' tutte le misure che vado a fare, però insomma dopo si può modificare tranquillamente tutto, si può fare proprio in qualsiasi modo che uno vuole o gli fa comodo. Ok ragazzi, io devo ringraziare tutte le persone che si stanno iscrivendo al canale e vi invito sempre anche a voi, ai nuovi, ad iscrivervi, a mettere un bel like sui video che vado a realizzare, che fanno sempre veramente tanto piacere. Bene amici, io come sempre vi invito ad andare a visitare tutte le pagine, tutti i link, dove qua sotto in descrizione troverete il link per poterle andare a visitare, e come sempre vi invito ad andare a visitare la pagina GDA Channel One su Facebook, che insomma siamo in completa evoluzione, piano piano insomma questa pagina sta iniziando a prendere una sorta di forma. Bene amici, con questa intro mi fermo qua e non mi resta che lasciarvi una buona visione. Ok amici, allora come primo passaggio sono andato a prendere 7 listelli della larghezza circa tra i 6 e i 7 centimetri, ecco, è abbastanza soggettiva la cosa, però insomma la larghezza è più o meno quella lì, perché circa in totale, adesso io qua sono a 47, un po' meno, ma in totale insomma siamo intorno ai 50 centimetri di larghezza, ecco, come misura, dai, più o meno va bene. Allora amici, come vedete, tra l'altro è preferibile, io li ho già pronti, perché molte volte, soprattutto quando ho tempo, ritagli di tempo, vado a levigarmi sempre, a tagliarmi sempre i bordi, così se ne ho già sempre in quantità pronti. Allora, stavo dicendo, come primo passaggio li andiamo a tagliare tutte la stessa misura. Io adesso prendo la misura del listello più corto che ho, presumo sia questo, che secondo me va bene come misura. Ecco, questo qui è 124. Quindi insomma, diciamo che in generale dobbiamo fare una figura con 6-7 listelli che abbiano in totale una larghezza di 50 e una lunghezza di circa 120. Bene, amici, il passaggio successivo è il seguente. Andiamo a tagliare 4 listelli, magari della larghezza un po' più... della larghezza inferiore. Andiamo a tagliare 4 listelli della larghezza inferiore ai listelli che abbiamo tagliato e con uno spessore magari maggiore, così da meglio risalto. Andiamo a tagliare questi 4 listelli e andiamo a fare tutta la cornice intorno, e quindi così andiamo a iniziare a fissare un po' tutto. Ho fatto dei tagli davvero pessimi, ma non fa niente amici, non vi preoccupate se succede questo, perché noi siamo dei neofiti, alla fine deve piacere a noi quello che stiamo facendo. Ok ragazzi, così si presenta il lavoro, quindi 7 listelli con cornice. Ora, visto che andremo a mettere un po' di robina qua in mezzo, andiamo a dare subito direttamente una bella levigata un po' a tutto. Io levigherei solo l'interno e invece l'esterno lo lascerei proprio così rustico di suo. Facciamo sta prova. Allora, andiamo a prendere uno dei nostri soliti barattoli, no? È sempre lo stesso che uso, con la nostra bella catenina,
e praticamente lo andiamo a posizionare, si vede bene, ok, nella parte sinistra del nostro lavoretto che stiamo facendo, e andiamo a prendere una sorta di misura, ok? Quindi noi, io già vedo che ci sta dentro bene, no? Andiamo a prendere due listelli della lunghezza, nel mio caso, di 32 cm, cioè due listelli che non arrivano proprio da parte a parte, ma che siano un pelo più corti, e devono essere poi abbastanza larghi che insomma il vaso stia bene all'interno. Dai, facciamo nel mio caso di 16 cm circa, quindi due listelli che in totale facciano 16 cm. Allora amici, questo è il primo pezzo che sono andato a preparare. Allora, i due listelli, come ho detto, da 32x16 sono un po' più larghi perché sono del 9,5, vabbè, ma è indifferente. Poi ho messo due listelli, uno sotto e uno sopra, con i chiodini a vista, magari si sono arrugginiti ancora meglio, ancora più carino. E poi dopo un listello da fare una sorta di mensolina, dove qua sotto andiamo a prendere questi bei chiodini a U, no? Si vedono? Ok? E lo andiamo a posizionare praticamente non al centro, ma un po' verso l'esterno. Così insomma ci garantiamo che quando andiamo a mettere la nostra bella lampadina, no? La lampadina non vada a sbattere contro il legno. E questo amici è il primo, diciamo, il primo pezzo che siamo andati a preparare. E lo andiamo a porre, come vi ho detto, nella parte sinistra del nostro lavoro. Magari non troppo a sinistra, ecco. Più o meno teniamo circa un 10-12 cm di distanza dalla cornice. Poi andiamo a prendere un listello, un semplice listello. Magari amici, se usiamo legni diversi, secondo me alla fine viene anche molto più carino. Nel mio caso il listello è da 32 cm, come vedete questa parte tra l'altro l'ho anche fatta con la sega, quindi insomma vado a dare una bella diversità a tutti i listelli che sto andando a mettere. Questo ad esempio ho messo la parte davanti, poi parte dietro, parte davanti, colori diversi, insomma ho cercato di andare a fare questo passaggio. Bene. A questa altezza circa, quindi siamo a 10-12 cm dalla cornice, 10-12-14, lo andiamo a fissare con due viti, anche tre magari, tre viti da dietro. Poi ancora ragazzi, andiamo a prendere un altro listello di un'altra tipologia di legno, cioè o comunque di colore differente, questo addirittura viene da un cantiere, cioè c'è ancora... C'è ancora il cemento attaccato, vabbè, non fa niente, è il suo bello, e lo andiamo a mettere un po' più in basso rispetto a quell'altra, circa questa altezza qua, ok? Quindi siamo più o meno in centro. Bene amici, intanto andiamo a fissare queste tre cosine sulla nostra mensola, poi vediamo un po' a che punto siamo arrivati. Ok amici, e questa è la nostra mensola. Ok amici, la nostra mensola si presenta in questo modo. Tra l'altro nei passaggi precedenti mi sono dimenticato di dirvi che questo listello ci dà, diciamo, la possibilità di andare a fissare un po' tutto all'interno del nostro quadretto, quindi insomma dai, sta venendo bene. Ok, fissate le nostre tre mensole, andiamo avanti con il prossimo passaggio. Ok amici, allora nella mensola della parte destra andiamo a prendere 6 chiodi, io ne metto 6, dopo uno fa un po' come si sente. Andiamo a prendere 6 chiodi e li andiamo a mettere sotto alla mensola, li andiamo a fissare, ok? A questa distanza, cioè è giusto che ci passa praticamente all'interno il bicchiere, ok? Allora amici, dobbiamo prendere il chiodo, no? Prendere il chiodo, metterne circa un centimetro e mezzo dentro la morsa. Io spero che il chiodo sia buono e che mi venga bene al primo passaggio. E spero che si veda tutto un po' bene. Allora, prendiamo con la nostra cagnetta e
facciamo questo bel giretto, ok? Con questo bel giretto, vedete, abbiamo fatto il nostro gancetto. Poi dopo però dobbiamo prendere la parte qui e dargli una piccola girata, non troppo. Poi dopo prendiamo la cagnetta ancora e andiamo a dare proprio una piccola girata, così, perché dopo, per continuare, dobbiamo usare il martello. Vedete, io vado a dare il colpo di martello direttamente sulla testa del chiodo, ok? E questo è praticamente il gancetto che sono andato a fare. È un po' imbarcato, ma non fa niente, dopo lo si prende, si dà qualche colpetto su e il gioco è fatto. Insomma, il chiodino, un giro così, il chiodino è bello che è pronto. E come vedete, battendo la parte che abbiamo piegato, insomma, gli andiamo a dare la sua forma. E quindi anche qui mi sposto un po' con la telecamera. Anche qui andiamo a metterne tre fatti in questo modo, ok? Ok, amici, allora io, come vedete, ho rovesciato tutto sul banco, ho rovesciato tutto dall'acqua, come al solito ho fatto il mio piccolo casino. Bene, amici, allora io adesso vado a dargli una levigatura finale, un po' di trattamento e poi, come sempre, andiamo a vedere il risultato finale del nostro lavoro. Ok, amici, eccoci qua con il risultato finale del nostro lavoro. Come vedete, sono andato un po' a riempirlo di boccali, di bicchieri, di vodka e quant'altro, insomma, bicchierini qua sopra. Purtroppo non ho avuto il tempo di poter appenderlo, ma comunque, insomma, credo che così renda bene l'idea di come possiamo andare ad impostare una sorta di cantinetta all'interno di un quadro con il suo belluno. Poi dopo, per la colorazione, io ho fatto un colore, un noce chiaro, un noce scuro e in colore le tre mensole interne. Poi dopo ognuno si può sbizzarrire un po' come crede. Ok, amici, io con questo video mi fermo qua. Come sempre, se il contenuto del video è stato di vostro gradimento, spolliciatemi in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!